Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni. Nazionale per la ripresa e la resilienza, il decreto semplificazioni e il decreto sostegni stanno segnando il passo per la ripresa delle opere pubbliche. Al via questa nuova puntata di Cantiere Abruzzo. Regole poco chiare, risorse incerte, continui cambi di rotta. È una vera e propria giungla normativa quella che regola i lavori pubblici in Italia, in cui spesso è difficile districarsi. A partire dal 1994, cioè dalla legge 109 Merloni, sono stati oltre 550 i provvedimenti in materia di opere pubbliche, circa due provvedimenti al mese che hanno modificato, riscritto o integrato le norme. Inoltre, il nuovo codice degli appalti, introdotto nel 2016, sostanzialmente non è ancora entrato in funzione. Le difficoltà, dicono gli addetti ai lavori, riguardano soprattutto la discrezionalità lasciata in capo alle stazioni appaltanti. Il testo è già stato modificato da almeno 7 atti normativi ed è contaminato dalle direttive europee che ne costituiscono l'ossatura. Le finalità dell'Unione Europea si sono intanto evolute. Se prima il focus era esclusivamente sulla salvaguardia della concorrenza in un'ottica neoliberista, oggi sono introdotti temi quali quello della tutela ambientale, del lavoro e sociale e della lotta alla corruzione. Vi è poi una questione di risorse. La legge di stabilità 2020, approvata nel 2019, prevedeva circa 20 miliardi di euro per nuovi investimenti, ma a fine anno non erano stati prodotti i relativi decreti attuativi e così il finanziamento è rimasto sulla carta. Inoltre delle risorse comunitarie del Fondo Coesione e Sviluppo, ovvero 54 miliardi stanziati nel 2014 e da utilizzare entro il 2020, sono stati spesi solo 6 miliardi e 30 miliardi non sono stati neppure impegnati. L'Europa ci ha però concesso un termine suppletivo fino al 2023. Bisogna anche tener conto che la legge di stabilità 2021 è costituita per il 60% da risorse non immediatamente disponibili, ma attinte al Recovery Fund. L'utilizzo rapido dei fondi dovrebbe essere garantito dalla figura del commissario straordinario, introdotta dallo sblocca cantieri nel 2019 per far fronte a situazioni d'emergenza. 2 anni dopo, però, i primi 58 commissari non sono ancora operativi. Eppure le opere pubbliche dovranno essere il volano per la ripartenza post-Covid. Il rilancio economico passerà dalle infrastrutture materiali e immateriali, specialmente riguardo l'ammodernamento e la messa in sicurezza di quelle già esistenti. In Abruzzo si pensi alla zona economica speciale con l'ammodernamento di porti e interporti o all'alta velocità ferroviaria Roma-Pescara. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede la realizzazione di un sistema infrastrutturale moderno, sostenibile dal punto di vista ambientale, digitalizzato e competitivo. D'altronde è quanto stabilito anche dalle regole europee, che consentono interventi di manutenzione con i fondi comunitari con l'obiettivo di migliorare, ammodernare o mettere in sicurezza le infrastrutture in un'ottica di sviluppo sostenibile. Ciò però sarà possibile se negli anni immediatamente a venire sarà subito impiegata la maggior parte delle risorse del recovery e se le opere avranno consistenza progettuale. Le associazioni di categoria chiedono una nuova legge sui contratti pubblici che contenga regole e principi comuni per lavori, servizi e forniture. Edoardo Bianchi, vicepresidente ANCE Nazionale, grande fermento nel settore delle opere pubbliche, grazie al decreto semplificazioni, al superbonus e grazie sicuramente ad una ripresa del settore delle costruzioni anche in vista dell'applicazione delle azioni previste dal PNRR. Quali sono state le principali novità che possiamo assistere all'interno del mercato di riferimento?
Intanto, diciamo, perché ci sia mercato sono necessarie due precondizioni: una sono le risorse e una sono le regole. Per quanto riguarda le risorse, gran parte di questa ripresa, il ministro Giovannini parla di una partita che durerà 10 anni, dove i primi 5 anni li giocheremo fondamentalmente, prevalentemente con risorse europee, e i secondi 5 invece le dispiegheremo anche risorse nazionali. Quindi la dobbiamo vedere in un periodo molto lungo, perché 2021-2026 è il PNRR, però poi servirà anche un ulteriore tempo per far atterrare le risorse e per far completare tutte le opere. Però diciamo che ci troviamo in situazione particolare, che le risorse sembrerebbero esserci. A questo punto servono delle regole chiare. Entro la prossima settimana verrà convertito in legge il Semplificazioni 2. Il quadro normativo per far decollare i recovery a questo punto è chiaro, non subirà più scossoni. Il recovery verrà attuato con le previsioni del Semplificazione 2. Contemporaneamente ci sarà anche una riscrittura della legge delega dei lavori pubblici, ma questa interverrà in un triennio successivo, vi spiegherà i propri effetti in un triennio successivo, quando ormai il recovery già è lanciato. Ci sono importanti novità, sono più che semplificazioni. Per noi come ANCE temiamo che possa esserci una deregulation. Anche il presidente dell'ANAC Busia ha parlato di possibili scivolosità perché poi in realtà in nome della fretta, in nome dell'urgenza, si tagliano tutti i tempi. Come ANCE vorremmo che la fase di gara, quella dove si individua l'offerta migliore, si individua l'aggiudicatario non subisse grandi compressioni dei tempi, perché quella è la fase più delicata, dove la mano pubblica viene in contatto con l'impresa privata. Servono regole che rispettino perlomeno la pubblicità e la conoscibilità dei bandi di gara. Benissimo, uno dei grandi limiti poi è quello relativo all'approvvigionamento delle merci dovute appunto ad un caro prezzi che sta andando oltre ogni limite, giusto? Sì, diciamo che dagli ultimi mesi dell'anno scorso ad oggi ci sono stati degli aumenti veramente eccezionali, straordinari. Il governo, per onestà, si è fatto carico di questa partita, tant'è vero che nel DL Sostegni bis, che penso sarà tramutato in legge tra oggi e domani, c'è una norma che dà un po' di ossigeno, dà una risposta a questo problema, perlomeno per gli aumenti che si sono registrati nei primi 6 mesi. Il problema è duplice, c'è un aspetto che riguarda un profilo economico e c'è un altro aspetto che riguarda un profilo proprio di approvvigionamento. Noi abbiamo difficoltà, anche se fossimo disponibili a pagare i prezzi più alti in contanti, in anticipo, i prezzi che chiede chi fa le forniture, ad avere approvvigionamenti in cantiere che ci consentono di mandare avanti i lavori. Perché? Perché non è solo un problema italiano, non è solo un problema europeo, ma sulle principali materie è un problema che si sta registrando su base internazionale. E noi in Italia siamo forse l'ultimo anello della catena che patiamo maggiormente questa situazione. Benissimo. La pandemia ha sicuramente creato delle opportunità. Pare brutto dirlo, però forse il mercato aveva bisogno di uno scossone per potersi riprendere, e allo stesso modo anche il settore dei lavori pubblici aveva bisogno di un acceleratore. Qual è la visione che in questo momento l'ANCE ha in materia appunto di opere pubbliche, di ricostruzione e di ripresa dell'Italia? Diciamo intanto che non è che ante pandemia questo era un paese dove le cose andavano per il verso ordinario, cioè noi già eravamo particolarmente ingolfati già ante pandemia. Vi faccio un esempio: come ANCE abbiamo fatto uno studio, abbiamo contato tutte le leggi che dal 1994 in poi, quindi post Tangentopoli fino a ieri, hanno disciplinato la materia dei lavori pubblici. Beh, in 26 anni ci sono oltre 500 provvedimenti che disciplinano la materia dei lavori pubblici, che intervengono
intervengono per ridefinirla. È ovvio che questa ipertrofia normativa, stiamo parlando che vuol dire come media due provvedimenti al mese, cioè una settimana sì e una settimana no, negli ultimi 26 anni il legislatore è intervenuto riscrivendo le leggi sui lavori pubblici. Ci rendiamo conto che non è possibile, serve un po' di stabilità, quindi ben venga la pandemia se ci fa capire sotto questo aspetto che gli ultimi 26 anni sono assolutamente nefasti come conduzione. La visione che abbiamo noi del mercato non è una visione che combacia con questa nomina di commissari per qualsiasi cosa, perché poi se ci riflettiamo bene, la nomina del commissario che significa? La nomina del commissario significa che tu puoi fare, tu commissario, tutto ciò che è in deroga alla norma ordinaria. Beh, ma allora forse viene il dubbio che potremmo scrivere la norma ordinaria in maniera che sia applicabile, in maniera tale che o sono tutti commissari o nessuno è commissario, perché non serve. Che la pandemia ha bloccato il mercato economico, dall'altra parte però ha aperto una serie di scenari e di opportunità fino ad un momento prima completamente inaspettati. In particolar modo si è assistiti ad una vera e propria accelerata nel campo delle opere pubbliche grazie al decreto semplificazioni. Ne parliamo con Dante D'Agostino della Proger S.p.A. Sì, la Proger come player internazionale si è mossa in tutti i settori che il decreto semplificazione metteva a disposizione, quindi non solo nell'ambito dello sviluppo, dello sfruttamento, insomma, del superbonus, ma soprattutto nell'adeguamento delle strutture ospedaliere, che è stato un settore nel quale adesso ci stiamo muovendo con grande interesse. E abbiamo acquisito e stiamo realizzando e adeguando i presidi ospedalieri del Niguarda in Lombardia, Borgo Trento, Borgo Roma nel Veneto, e nonché anche a Torino le Molinette, insomma tutti gli ospedali e presidi di grande importanza. E anche nell'ambito delle infrastrutture c'è un grande fermento con l'adeguamento di tutta la rete infrastrutturale a seguito, insomma, questo anche dei noti fatti del ponte Morandi. E quindi è un momento, insomma, per le opere pubbliche di grande fermento, in cui sicuramente le maestranze, tanti operatori sono in qualche modo anche distratti dalla forza del super bonus che sta dando impulso in qualche modo all'economia. È evidente però che una società come la Proger, una società internazionale, che deve avere degli obiettivi chiari, saldi rispetto ai suoi obiettivi, alle sue priorità, continua ad avere ben chiaro il suo indirizzo. Nell'ambito del superbonus ci siamo mossi anche noi con un format tutto, diciamo, che abbiamo cercato di adeguare alle esigenze produttive di programmazione delle attività, lasciandoci coinvolgere, a mio avviso, il giusto, senza, insomma, entrare nel grande fermento, insomma, dal quale tanti si stanno facendo trasportare, lasciando quelle che sono le reali poi priorità che una società deve avere. Sicuramente la sanità è stato per anni il settore più vessato, e adesso con questo decreto semplificazioni si sta lavorando affinché si possa tornare a dei livelli più che ottimali per quanto riguarda le persone. Cosa la Proger sta facendo in questo senso? È andato in soccorso prevedendo e stanziando dei finanziamenti per adeguarle, o meglio io direi anche per ripristinare tutta una serie di processi per, diciamo, l'approdo ai pronto soccorso. Poi nella pratica, ecco, il primo percorso che facciamo una volta che scopriamo è quello di andare, che scopriamo di avere, magari presumiamo di avere, diciamo, un'infezione, è quella di andare al pronto soccorso, e lì c'è bisogno di un percorso dedicato per gli infettivi. E nel tempo questo percorso nei vari presidi è andato si è perso. Perché? Perché la gestione, diciamo, sanitaria prevedeva dei codici differenti. Adesso noi questo stiamo facendo, stiamo ripristinando questi percorsi. E stiamo ripristinando questi percorsi, adeguando i presidi ospedalieri e le rianimazioni.
delle animazioni, in modo che si possano gestire al meglio tutti i malati, insomma, che arrivano o non. Comunque se avere la selezione, avere la possibilità di gestire i protocolli. Siamo ad Alba Adriatica, Teramo, dove è stato di recente inaugurato un depuratore che rappresenta sicuramente una svolta per tutta la provincia, ma soprattutto per un settore come quello del turismo che ha bisogno di una sola rassicurazione: il mare pulito. Quest'opera è stata realizzata in circa 3 anni, è un'opera importantissima per la provincia di Teramo, abbraccia 5 comuni. È anche un'opera strategica per dirimere le problematiche che ci sono tutti gli anni dell'inquinamento al mare. Questo, diciamo, è anche strategica ai fini del turismo, di attrazione per il turismo. In un momento storico in cui si parla tanto di snellimento della burocrazia e di accelerazione dei lavori pubblici, quanto tempo avete impiegato per inaugurare quest'opera? Guardi, le difficoltà incontrate purtroppo sono sempre le stesse. La burocrazia, qui abbiamo avuto problemi con delle linee dell'Enel che ci hanno fatto perdere molto tempo, e purtroppo i problemi sono i problemi annosi che si ripetono sempre. E abbiamo impiegato circa 3 anni. La portata a conclusione, l'altro giorno, il 15, abbiamo finalmente inaugurato, in questi giorni entrerà in funzione. Cosa i decreti che sono stati da poco emanati, tra cui anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono fare per accelerare il settore delle costruzioni pubbliche? Mi sembra che ci siano delle forti agevolazioni sotto il profilo, diciamo, amministrativo, perciò sicuramente ci sarà un'accelerazione delle opere pubbliche. E in più, se non dico cose errate, il PNRR prevede circa il 51% degli investimenti che sono per il nostro settore, perciò ci dovrebbe essere sicuramente un rilancio nei prossimi anni della nostra attività, di questo volano che poi trascina tutto l'indotto che c'è dietro. C'è un tema che in questo momento interessa gran parte del settore delle costruzioni ed è rappresentato dall'approvvigionamento delle merci. Sì, questa è un po' la beffa della problematica, perché ora con il decreto semplificazioni, con il già super conosciuto 110% sisma bonus, eco bonus, c'è tanto da fare. Adesso abbiamo il problema del caro materiali, che non c'è un caro prezzi, sono stati degli aumenti che hanno superato il 150%, ma la doppia beffa è che non si trovano nemmeno i materiali, non si riescono nemmeno a reperire i materiali. Perciò rischiamo di avere una Ferrari senza benzina, purtroppo. Lorenza Iervelli, una donna architetto che inizia ad affiancare il padre in questo settore così complesso, rappresentato soprattutto dalla presenza di tanti uomini. Sicuramente è complesso, è un mondo senza, diciamo, mascherarlo, sicuramente a maggioranza maschile, però sicuramente questa situazione storica di crescita, grazie anche appunto al già citato superbonus, riesce a introdurre anche il mondo femminile, soprattutto comunque il mondo giovanile, in questo settore, nel settore comunque edile. E quindi spero, insomma, che per il futuro possiamo avere delle buone prospettive. Colgo l'occasione per precisare, la nostra, ancorché, diciamo, è un'impresa non grandissima, però insomma di normali, diciamo, dimensioni, è un po' a livello familiare, perché io ho lei che è architetta, ho un'altra figlia Lara che è ingegnere, sono in società con mio fratello Franco al 50%, e anche i miei nipoti c'è un geometra, un altro laureato in materia amministrativa, che sono tutti in ufficio. Chiudiamo con una battuta: cosa le donne possono portare di nuovo in questo settore così difficile, soprattutto alla luce della ripresa dal punto di vista della transizione energetica ed ambientale? Sicuramente le donne possono portare più creatività, più spirito di gruppo, di squadra, e penso che anche dal punto di vista ambientale c'è più attenzione dal punto di vista femminile, e quindi possiamo apportare, diciamo, una maggiore attenzione su questo punto di vista, anche nell'ambito sul tema, per quanto riguarda il tema della sicurezza. Penso che le donne hanno un occhio diverso, quindi più attento, e
riesco insomma a vedere dettagli più precisi rispetto magari a uno sguardo maschile. Come cambia nei lavori pubblici la disciplina del subappalto con il decreto semplificazione bis? Con la recente pubblicazione del decreto 77 del 2021, più noto come decreto semplificazioni bis, vengono previste una serie di deroghe al codice appalti al fine di semplificare e velocizzare le procedure per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche se la maggior parte dei provvedimenti riguardano specificatamente i progetti inclusi e finanziati dal PNR, alcune novità riguardano la totalità degli appalti. E questo è il caso delle nuove regole per i subappalti previste dall'articolo 49 del decreto semplificazioni, che in due step prevede che dal 1 giugno 2021 fino al 31 ottobre 2021 si vada in deroga alle norme in vigore che prevedono il limite del 30% per i subappalti, spostandolo alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavoro. Rimane comunque vietata l'integrale cessione del contratto di appalto, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che sono oggetto del contratto, l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve sempre garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali che sono previsti dal contratto principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe applicato il contraente principale, compresa l'applicazione dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Rimane sempre sospesa fino al 31 dicembre 2023 la nomina di una terna di subappaltatori. Con il secondo step, invece, a partire dal 1 novembre 2021 viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Sempre le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e nei luoghi di lavoro. Questo al fine di aumentare la tutela dei lavoratori, della sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori non siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia. È soppresso definitivamente con questo secondo step anche il limite del 30% del subappalto per le categorie super specialistiche e viene invece definito chiaramente che il contraente principale e il subappaltatore sono sempre responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata a tutti voi, grazie. Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea, con il sostegno di Ecosism, Di Donato S.P.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni.